Say my name. Bene ragazzi, bentornati qui sul canale di Grananas. Siamo oggi qui con le top 5 ask. Queste sono 10. Queste sono 5. Che coglione. Top 5. Yo. Dato che lui voleva l'intro, ma poi non sa cosa dire dopo, ci penso dopo. Io. Allora, come abbiamo detto un po' di tempo fa con un video molto breve che facciamo questa serie, le Top 5 Ask, dove voi ci potete fare delle domande nel link che vedete in descrizione, che è quello di Ask, quindi continuate a farci delle domande carine. Oggi vedete un po' il tipo di domande che abbiamo selezionato per regolarvi poi con quelle domande che ci farete per il prossimo Top Ask. Vi diciamo che il Top Ask verrà fatto una volta al mese, spam, e verrà fatto una domenica del mese. E quindi niente, bando alle ciance, cominciamo subito. Partiamo subito. Allora, la quinta, ragazzi, non sono in ordine di importanza, No, sono in ordine di come l'abbiamo vista. Esatto, la quinta ci dice: riproducete la scena del Titanic, quella dove Jack, quella famosa, dove stanno così. Basta, hanno ridare il zero. Però con la sorpresina, e noi ci abbiamo provato. Xenic, sto volando, Xenic. E vola. Allora, la seconda domanda è una domanda abbastanza strana, perché uno ci chiede, non so chi sia, chi di voi due ha il pisello più lungo, ha il pene più lungo. E quindi, ma che stai a fare? Dammi un po' tu. No, non basta, che stai a fare? Ma che non basta? Ma sta zitto, non basta, lascia perdere. La terza domanda, boh, ce la fa? Non lo so. No, anonimo, quindi non ce la fa nessuno. Ce la fa uno. La terza domanda dice: avete mai pensato di avere un rapporto sessuale tra voi due? Che ingenui. La penultima domanda invece è possibile calcolare l'area del pene? E c'è da dire che su questo c'è stato uno studio su Yahoo Answer. Esatto, una nota rivista di scientifica Yahoo Answer. Allora, questa è la risposta alla domanda che ci avete appena fatto. È matematicamente possibile calcolare l'area di un pene? E c'è questo genio, Over the Knee, che risponde e dice: ciao Tears, immagino che per noi... Guardate, definizione 1, definizione 2, teorema, ipotesi, prova. Nel nostro caso avremo pertanto integrale... Ha calcolato con gli integrali, cioè chi fa lo scientifico capisce cos'è. Integrale doppio, altro più di ingegneria. Questo qua c'è una laurea per calcolare l'area del pene. Ora ti faccio una domanda: quando è che passiamo alla teoria apatica? Vecchio marpione. Quindi anche gli ingegneri hanno voglia. Però con i numeri. Con i numeri, ovviamente. I 69, cazzi vai. Mentre per la prima domanda che arriva al primo posto, sul primo episodio di Top Ask, è: fate una sveglia. Una sveglia? Fate una sveglia col coniglio di Darryl. Una sveglia. E quindi il primo Top Ask finisce qui. Diteci se vi sono piaciute queste domande. Continuate a farci domande qui sotto. Iscrivetevi alla pagina Facebook, andate a farci domande su Ask, aggiungete i video preferiti se vi è piaciuto, mettete mi piace, iscrivetevi, profili personali, date soldi, Instagram, soldi, morite, PayPal, ciao, bella. Tra un mese c'è il prossimo episodio, il prossimo Top Ask di ottobre. Oh!